Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, se una volta nella vita abbiamo fatto l'esperienza della conversione a Dio, cioè del renderci conto che fino a un certo momento eravamo nell'errore e da quel punto in poi siamo stati illuminati da parte del Signore, beh, possiamo capire quello che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. È una necessità che mi si impone annunciare il Vangelo, annunciare la buona novella, che il Signore ci ha liberati, ci ha redenti, ci ha salvati. È una necessità, perché se ero nell'errore, se ero nelle tenebre, so quanto è bello ricevere la luce del Signore, so quanto è bello sentirsi risvegliati da un torpore che sembra essere universale in questo mondo, da un'oscurità dei cuori che fa vivere tutti come ciechi, no? A volte si ha come l'impressione di essere folli in un mondo in cui sembra che nessuno veda ciò che noi vediamo. E allora quando arriva la luce del Signore diventa una necessità dell'anima il volerla comunicare. Lo zelo dei convertiti, no? Quelli che trovano il Signore e si slanciano nella via dell'apostolato, spesso in un modo indiscreto, spesso in un modo ma puro. Perché? Perché sono stati rapiti dall'amore di Cristo, e l'amore di Cristo per natura sua è esondante, richiede soltanto di essere comunicato, perché è questo l'amore. L'amore non rimane in se stesso, ma vuole andare nell'altro. Allora ecco la necessità di voler comunicare questa conoscenza, questo amore, questa gioia del Vangelo. Il Vangelo che cos'è? È la buona novella. La buona novella che la morte è vinta, nostro Signore il peccato è vinto, nostro Signore ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ci ha liberati. Questa è la buona novella, che la morte non ha più l'ultima parola, che ci aspetta la vita eterna, che abbiamo una vita eterna nel nome di nostro Signore. Ecco la necessità di annunciare il Vangelo. Questo brano è bellissimo. San Paolo si paragona e paragona coloro che seguono il Vangelo e che annunciano il Vangelo e che vivono il Vangelo come gli atleti che corrono allo stadio per conquistare il premio, e allora invita tutti a correre in modo da conquistarlo. Però lui fa notare: gli atleti che corrono allo stadio sono disciplinati, hanno una disciplina, fanno attenzione a ciò che mangiano, ai movimenti che fanno, agli allenamenti, è disciplinato in tutto. Questi atleti però, che fanno vita disciplinata e spesso penitente, con delle diete incredibili per conquistare una corona d'alloro che appassisce, devono essere immagine per noi ed esempio per noi, che non aspiriamo a una medaglia o a una coppa da mettere lì sulla mensola a prendere polvere, o a un ricordo così sbiadito nel passato di una vittoria. No, perché per noi il premio è la salvezza eterna, per noi il premio è la vita eterna. Dura per sempre il nostro premio. Quindi San Paolo dice: ecco, io dunque corro, ma non come chi è senza meta, perché la mia meta è lì davanti. Noi siamo finalizzati, nel senso che tutto ciò che facciamo, tutto ciò che diciamo, tutto ciò che viviamo, sappiamo che il nostro fine è l'incontro con il Signore, è la vita eterna, è il paradiso. Ora, un errore che facciamo spesso sovente tutti, cari fratelli e sorelle, è di immaginarci una vita più o meno perfetta, che se domani potrò avere questa cosa o vivere in questa situazione, la mia vita sarà perfetta. E ci perdiamo in inutili pensieri di un futuro che non sarà mai se non nella nostra mente. Un inutile futuro che ci rende triste il tempo presente, perché se noi viviamo oggi con la mente proiettata in un futuro che non esiste se non nella nostra fantasia, roviniamo il momento presente. Invece, se dobbiamo mandare la mente al futuro, mandiamola a ciò che è certo, a ciò che si fonda sulla parola di Dio, che se noi persevereremo sino alla fine, saremo salvi. Saremo salvi. È certo il paradiso innanzi a noi, se persevereremo nel Vangelo di nostro Signore.
E allora bando alle fantasie, lontano da noi gli inutili discorsi e le inutili fantasie umane di una gioia terrena che non esiste fuori dalla prospettiva del paradiso. Solo se viviamo con gli occhi puntati alle cose di lassù potremo veramente essere felici. Perché? Perché ogni giorno è un paradiso, se viviamo con la consapevolezza che c'è il paradiso dinanzi a noi, sopra di noi e per noi, è già dentro di noi, perché amare Dio è già il paradiso e se viviamo ogni giorno con l'amore di Dio già siamo in paradiso. Alcune riflessioni, brevi parole sul Vangelo di oggi, e ci aggrappiamo al Vangelo dall'ultima frase di San Paolo, che dice: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. San Paolo è stato preso come guida, come maestro, è stato scelto come maestro. E Gesù dice proprio questo ai suoi discepoli: non siate ciechi, perché può forse un cieco guidare un altro cieco? No, perché due ciechi, che uno guida l'altro, cadono tutte e due dentro a un fosso. E questo è un avvertimento anzitutto ai pastori, alle guide, ai direttori, ai genitori. Prima di mettersi alla guida, prima di farsi maestri, prima di farsi pastori, è necessario conoscere le vie di Dio, le massime del Vangelo, la morale, la perfezione, le vie della perfezione, le vie che hanno percorso anzitutto Gesù, i santi dietro a Gesù, a non guardare ai santi ma a guardare a colui al quale i santi hanno guardato, conoscerle queste vie, perché se io non le conosco come posso insegnarle ad altri? E poi è un avviso a quelli che vogliono lasciarsi guidare, i quali debbono guardarsi bene dal lasciarsi guidare dai ciechi. Prima bisogna pregare il Signore che ci mandi una guida dotta e di santa vita, e di prudente e di santa vita, che porti a Gesù e non porti a se stesso, primo. Secondo, scegliere nella nostra guida, non secondo i talenti del mondo, quello è simpatico, quello parla bene, quello c'ha tante persone che gli vanno appresso, quello è un santo ma chi l'ha detto? No, scegliere secondo la vera edificazione, secondo la vera virtù, secondo la vera dottrina. Bisogna vedere se il direttore che ci scegliamo trae i suoi lumi veramente da sorgenti pure, se porta veramente a Gesù, se non lo fa per il suo interesse, se non porta a se stesso o alla realtà settaria di cui fa parte, perché c'è pure sto pericolo. Bisogna vedere se è esatto nei suoi doveri, se è illuminato, se è prudente, se non è rigoroso e neanche troppo rilassato, cioè che sappia armonizzare la carità, la prudenza alla retta dottrina, comprendendo la debolezza del peccatore e i doveri del penitente. E soprattutto non bisogna abbandonarsi totalmente al direttore andando oltre la propria coscienza, perché se la coscienza urla, è prudente andare a chiedere il parere di qualche altra persona dotta, è prudente, perché nessuno può violare la nostra coscienza, nessuno. La coscienza è il sacrario di Dio, può essere ben formata, può essere male formata, questo è un altro discorso, ma se la coscienza urla è un imperativo morale. Non fare o fai, è un imperativo. Bisogna sapersi consigliare. Nessuno può violare la nostra coscienza, né il direttore di spirito, né un padre, né una madre, né nessun superiore possibile terreno può violare la nostra coscienza, perché lo stesso Dio non la vuole violare. Anzi, la coscienza in genere è il luogo di Dio nell'anima. Ciò non vuol dire che non dobbiamo l'obbedienza, no, bisogna l'obbedienza, ma l'obbedienza arriva fino a un certo punto, la coscienza viene sopra. E qui il Signore dice: il discepolo
non è da più del suo maestro. E questo ci fa capire la disgrazia di coloro che si scelgono cattivi maestri, che certamente non possono formare buoni discepoli. E oggi come oggi, cari fratelli e sorelle, i cattivi maestri proliferano come funghi. Perché? Perché non c'è più nessuno che non cerchi altro che se stesso. Perché tutti quanti, a cominciare dal sottoscritto, siamo viziati da questo orgoglio maledetto e da questa compiacenza maledetta per cui tu in tutto infiliamo noi stessi. E quindi davvero è una disgrazia trovare un cattivo maestro. Quelli che sono di misura a se stessi, piuttosto che condurre appunto le anime a Gesù, le conducono a sé. E questo è frequentissimo oggi, frequentissimo. Quali responsabilità dunque non hanno questi cattivi maestri, i genitori, i superiori in genere? Guai a loro, guai, se non saranno esemplari nelle virtù, in tutto, perché come San Paolo non facciano sì che dopo aver predicato agli altri non perdano se stessi. Ma ancora queste parole di Gesù, cioè il fatto che il discepolo non è al di sopra del maestro, ci rappresentano il vantaggio assoluto di coloro che come maestro si sono scelti Gesù, perché è Gesù il nostro maestro, il maestro di tutti quanti. Per questo dico, un maestro buono, un pastore buono porta a Gesù, non porta a sé. Io devo diminuire, dice San Giovanni Battista, lui deve crescere. Non c'è altro maestro fuori di Gesù, e un maestro sarà tanto buono intanto in quanto ci guiderà a Gesù. E quindi un discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Allora, cari fratelli e sorelle, ricordiamoci di questa cosa quando si tratterà di essere umiliati, disprezzati, oltraggiati, soffrire le ingiurie, le calunnie, i tormenti e la morte. Perché Gesù ha sofferto tutto questo. E se noi non siamo da più del nostro maestro, ci dovremo lusingare ed essere felici di essere come Lui. Di essere come Lui nella croce, nella sofferenza, nel patimento, affinché possiamo essere come Lui nella gloria. Per questo San Paolo ancora ai Corinzi diceva: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. E ancora ai Tessalonicesi scriveva: voi siete diventati imitatori nostri e del Signore. Perché San Paolo è imitatore di Cristo e ha rappresentato al vivo in sé le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo crocifisso. Avendo accolto, siete imitatori, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito anche in mezzo a grande tribolazione. Ecco, la vera imitazione. Allora, perché giudichiamo se Cristo non giudica? Perché Gesù non è venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo, a sacrificarsi per la redenzione? È questa la missione del cristiano che vuole essere simile al suo maestro, vivere nel sacrificio, abbandonato nella volontà di Dio. Sacrificio vuol dire, lo abbiamo detto tante volte, rendere sacro, fare sacra la propria vita, facendone un olocausto vivente al Signore. E allora forse saremo meno ipocriti se, guardando a noi stessi, a ciò che possiamo dare al Signore, imitando Gesù nell'amore a Dio e al prossimo, beh, forse non guarderemo la pagliuzza negli occhi del nostro fratello e ci occuperemo a togliere il trave dal nostro, così come San Paolo che dice: faccio il pugilato e tratto duramente il mio corpo, non prendo a pugni gli altri, prendo a pugni me, prendo a pugni il mio orgoglio, riduco il mio corpo in schiavitù. Perché? Perché toglie il trave dal suo occhio. E questo dovremmo fare tutti noi, cari fratelli e sorelle, smettere di guardare il male negli altri e preoccuparci del male che è in noi, perché solo quello può separarci dall'amore di Cristo. Perché né morte, né vita, né futuro, né presente, né avvenire, né principati, né potestà, né null'altro, né gelo, né freddo, nulla può separarci dall'amore di Cristo, solo il male che è nel nostro cuore. E allora, occupati di quel trave, trattiamo anche noi il nostro corpo duramente, rendendolo in schiavitù, per soggiogarlo, per addomesticarlo, per sottometterlo alla potestà dell'anima, perché così facendo l'anima che
che è spirituale, l'anima in cui vi è l'immagine e la somiglianza di Dio, trascinerà anche il nostro corpo verso l'alto, verso il paradiso, verso quel traguardo, quel premio che è innanzi a noi, sopra di noi, dentro di noi e che infallibilmente conseguiremo se, vivendo ogni giorno nell'amore di Cristo, proseguiremo perseverando tra cadute, inciampi sì, ma perseverando sino all'ultimo giorno, quando il Signore finalmente ci darà la corona di gloria che ha promesso ai Suoi santi. Siano lodati Gesù e Maria.